delle due roti. Dove siamo esattamente? Cos'è questo luogo? Questo è, è l'unico santuario francescano in Roma, dove la tradizione vuole che Francesco dimorò in questo luogo tra il 1212 e il 1223 in più riprese. L'armadio che ammiriamo è stato costruito da Bernardino da Jesi e da Tommaso da Spoleto nel 1700. Contiene questo bellissimo reliquiario, reliquie di santi e di sante. Davanti a noi abbiamo la stupenda tavola del Margheritone d'Arezzo del XI secolo. Di cui c'è anche un crocifisso ad Arezzo, ligneo. A destra, nel chiudere l'armadio, poi lo vedremo, ci troviamo davanti a Sant'Antonio di Padova e San Ludovico di Tolosa. Le due tele che ugualmente fanno parte del prezioso armadio contengono l'angelo e la Madonna, due tele del XVIII secolo senza autore, che ci parlano, queste due tele, dell'annunciazione dell'angelo alla Vergine. Nel chiudere l'armadio sembra che i santi facciano corona a San Francesco, si intendono davanti a lui. C'è stato il Papa, vedo, qui in visita. Abbiamo avuto Giovanni Paolo II. Sì, Wojtyla. Wojtyla. Dove non è stato? Vabbè, il vescovo di Roma, quindi... No, dove non è stato, più volte, quindi... Ah, nel senso che... Ha girato il mondo, non mezzo mondo, ma il mondo ha girato. Quindi... Eh sì, ha viaggiato molto. Il primo... E questo era un ospedale. Questo era un ospedale dedicato a San Biagio, che Francesco lo dirà poi nella regola non bollata, che i frati devono essere contenti di stare con i poveri e con i malati, condividere questa situazione, questo stato di malattia, per essere proprio partecipi e nello stesso tempo anche attenti alle loro esigenze, alle loro richieste. Frate Vittorio, io ti ringrazio intanto per la tua gentilezza. E noi abbiamo, ecco, dal 2011 aperto proprio il convento a 15 immigrati, proprio una casa di accoglienza, per consentire loro di poter ritrovare quello che può essere la speranza di una vita diversa, quindi stare con noi il tempo necessario e poi andare in autonomia dopo che hanno trovato un lavoro. Però non abbiamo detto esattamente questa chiesa dov'è. Questa chiesa la troviamo al centro di Roma, a Trastevere, vicino al Ministero della Pubblica Istruzione, vicino a Piazza Mastai, Viale Trastevere. L'indirizzo preciso è Piazza San Francesco d'Assisi, 88, Roma. E c'è anche la tomba di Giorgio De Chirico. All'interno, ecco, della struttura vi è una cappella privata, che è dove è sepolto il pittore De Chirico, che ha donato alla chiesa, alla parrocchia, alcune opere d'arte, il suo autoritratto, la velata e la caduta o la salita al Calvario. E poi io dimenticavo che fra l'altro c'è anche la Beata Ludovica Albertone. È quella, la perla preziosa. Di Bernini. Questa nobildonna romana che è rimasta orfana 10 anni, viene affidata in Messina, la quale la educa cristianamente, raggiunta la maggiore età, va in sposa a un uomo molto, molto violento della cetera, ha un matrimonio quindi poco, poco felice, comunque mantiene questa unità del matrimonio, proprio chiede al Signore l'aiuto, qui abbiamo questo bellissimo precipizio del 1400, davanti al quale la Beata Ludovica sostava in preghiera per ricevere l'aiuto necessario per continuare la sua vita. Una donna che ha speso la sua vita a servizio dei poveri, dopo essersi consacrata e aver accettato, aver emesso la professione nell'ordine francescano secolare. Una donna che la possiamo sicuramente avvicinare alla grande Santa Francesca Romana per le opere di carità che ha sostenuto, che ha realizzato nella sua vita. Adesso la mostriamo, Lodovico Alberto. Il 31 di gennaio ogni anno viene il sindaco per rendere omaggio alla Beata, perché è compatrono della città di Roma e viene a consegnare, almeno prima era così, un omaggio, come omaggio un calice, dei ceri e l'omaggio floreale. Come anche il sindaco è vicino di casa, viene da Monteverde Vecchio, il nostro quartiere. E speriamo che riprenda questa bella tradizione.
che si esce il gancetto sopra sopra. Ecco. Deve fare un accio dietro però. Sì. Ecco la beata Albertoni. Grazie. Prego.